Buongiorno, in attesa di dotarci di un sistema per fare i video decente, vediamo se col telefono riusciamo a fare un video tecnico interessante. Questa è una cartuccia Pokémon che abbiamo qui da diversi anni, adesso siamo nel maggio 2018, sarà stata lì 2-3 anni. E questa aveva glitch grafici piuttosto gravi, grafica rovinata e non salvava. Di solito quando non salvano è perché la batteria è scarica, ma non è questo il caso, la batteria originale non è scarica. Inseriamo ora adesso il gioco che è stato riparato. Qui non so se riuscite a vederla, ma c'è una linea. È questo Game Boy, un Game Boy difettoso. Un giorno aggiusteremo. La grafica è a posto. Questo è un Pokémon versione blu. La cosa più clamorosa è che salva, abbiamo dovuto fare un salvataggio nuovo ovviamente che si era cancellato, ma il problema non era nella batteria, quindi è tutto a posto. Andiamo ora a vedere che cosa era successo in questa cartuccia. Come potete vedere non era stata tenuta molto bene, era rovinata, ma il problema è dove è stata conservata, perché all'interno, vedete, questa è la batteria originale. Era ancora in tensione, prima o poi andrà cambiata, ma andava. E si possono già notare dei punti di soldatura nuovi che sono stati fatti qui, ma ora vi farò vedere dentro perché il retro di questa scheda era completamente mangiato, completamente mangiato. Corrosione, acido, hanno distrutto. Avevano distrutto parecchie piste. Allora, cosa andiamo a fare? Bisogna andare a cercarsene una per una. Qui bisogna vedere se ne vale la pena e io lo faccio perché è anche la mia passione, ma ci vuole tempo. Facendo le varie prove ho trovato 3 punti e quindi di conseguenza questi 3 punti dove non c'era contatto sono stati ripristinati, ripulita ovviamente con spray antiossidante professionale, tutta la scheda, e dopo parecchie prove e alcune brutte parolacce, perché non subito si riesce a risolvere, alla fine abbiamo risolto tutto. Questo è un filo per capire un attimo il concetto, è un filo da 30 Vg, vuol dire che ha un diametro di 0,25 mm, ecco un quarto di millimetro il diametro di questo filo. Quindi per chi mi chiede anche se può fare a casa delle cose simili, sì, si possono fare naturalmente. Ci sono persone molto brave col saldatore che riescono a fare miracoli. Qui usiamo i saldatori professionali della Pace, che è una ditta americana, e del filo professionale, ecco. Così è molto più semplice, poi vedete voi. Questo per capire un tipo di intervento classico che andiamo a fare per recuperare, avendo passione, queste vecchie cartucce di Pokémon, ma qualsiasi altra cartuccia in realtà, perché le cattive condizioni interne, che spesso non si vedono dall'esterno, in questo caso si poteva intuire che non era stata tenuta benissimo, ma non è la prima volta che troviamo console o giochi in condizioni estetiche molto buone e dentro devastati. Quindi manutenzione, signori, chi ha passione veramente, manutenzione, non solo delle scatole di cartone esterne, ma anche interne. Bene, speriamo in futuro di fare altri video più interessanti. Abbiamo moltissimo materiale su cui lavorare e dobbiamo organizzarci per montarli decentemente e con una telecamera che ci aiuti a farvi vedere il lavoro. Bene, vi ringrazio, alla prossima. Power Games.